Vittore Germanò del San Giuseppe, buonasera. Buonasera a voi. Ben trovato su Stadio Radio. San Giuseppe che c'entra i quarti di finale in Coppa Italia, una bella soddisfazione per voi che siete una matricola del campionato di promozione Girone B, che vi state facendo rispettare anche in campionato dopo 4 giornate, 5 punti, penso che state vivendo davvero un momento positivo. Sì, sicuramente da matricola abbiamo una grande soddisfazione sia in campionato sia in Coppa, che abbiamo stato quest'oggi il turno. Cercheremo di fare il meglio anche in campionato per recuperare qualche punticino in più, per affrontare la salvezza il più presto possibile. Sicuramente in Coppa Italia, come devo dire, a mano affronteremo squadre, diciamo, come Centanova, che è una bella squadra, quindi è un bel ostacolo. È difficile passare il turno, però già penso che siete contenti anche di aver centrato i quarti finale, anche se dovesse finire lì, voglio dire, sarete soddisfatti comunque. Ma il pallone, come si dice, è tondo, si gioca 90 minuti, può darsi anche ce la possiamo fare, però come si dice, il Cittanova è un altro pianeta. Certo, è chiaro. E non c'è niente da nascondere, quindi e gli faccio anche complimenti. Polveri un po' bagnate, diciamo, nel senso che attaccanti che non vanno a segno, non sono andati a segno domenica contro il Marina di Gioiosa, nemmeno oggi. Chiaramente voi eravate forti di quel 2-0 dell'andata nei confronti della Villese, quindi avete superato il turno. Ma anche abbiamo, non segnando, abbiamo delle assenze sia infortunate sia di squalifiche, come Pessorino e Fontana, sia domenica contro la Gioiese, Gioiosa, Marina di Gioiosa, e tutt'oggi contro la Villese, quindi qualche infortunio, squalifica, quindi stiamo cercando con la nostra rosa di fare più il nostro dovere, gestendo al meglio anche il gruppo. Ora avrete un'altra gara che sulla carta dovrebbe essere a portata di mano, è vero anche che cioè, arriverà il bianco, una squadra che ha iniziato in difficoltà, un attimino in difficoltà, si sta riorganizzando lentamente, bisogna comunque stare attenti. Sicuramente nella carta siamo favoriti, però come ripeto, si gioca 90 minuti e ci sono tante sorprese, giustamente come è stata, diciamo, la sconfitta Loghi Cittanova. Il pallone, come si dice, può darsi che possono venire anche a prendere anche un punticino il bianco. Sì, sì, chiaro. Chiaramente per voi in questo campionato l'obiettivo è la salvezza. Sicuramente, però se arriviamo a più presto possibile, ci sono speranze per entrare nei playoff, non ci tiriamo indietro. Ho capito, quindi comunque rimanete una società ambiziosa, come avete sempre dimostrato in questi anni. Sì, bene. Sì, perché è un campionato ancora per noi nuovo, da conoscere meglio, certo. Perché ogni categoria ha un campionato a sé.